quello che dici, per quello che fai, ok? Pochi secondi. E a partire da quella live tu vedi questo dente di sega, per cui io dico lì, conoscendo anche questa cosa dei server di GTRP o GTRP in generale, dico ecco, quella è un'iniezione, ma nessuno sta dicendo che è a colpa tua, né che tu lo sappia, né che tu l'abbia mai chiesto. Come dice anche Marla nel suo tweet, tra l'altro. Infatti mai opinato su questo, io ho solo... la mia questione sul tweet di Marra, a parte che vi rispiego meglio la roba dell'iperbole ironica, allora, esagerare una frase in live come del tipo mi ha dato del bottato, è un po' come una specie di aprire una porta a quel discorso con un po' di pepe, no? Per far un po' creare un po' la soglia d'attenzione su quella cosa, ma non che sono ego riferito o altro, cioè effettivamente è fattuale. Che questa esatto, io sono un grande ammiratore, ma certo, è ovviamente ovvio agli occhi di tutti che quel tweet fatto in quel preciso istante non aveva senso di esistere se non per la luce che si è riportata. Marra in chat, tra l'altro, Marra, se vuoi entrare entra, cioè, o se vuoi rispondere in chat fai come preferisci. E qui direi rispondere a Marra, non lo so. Marra, quel tweet era riferito a Manuxo? Anche, diciamo, principalmente o comunque allora, no, magari non è riferito a me, ma magari è nato dire... perché ha visto che tramite me la categoria RP sta prendendo di nuovo un po' di luce, fine, quello è. È però, così, ragazzi, qua... è così, però non posso dire che non devi scegliere. O cioè, tu sei il messia di GTRP in Italia. Non sono il messia di GTRP in Italia. In questo momento ho portato in una maniera tale GTRP in cui, cioè, per la quale sono ritornati a giocare un sacco di persone, streamer, e anche hanno iniziato molti streamer, ha riniziato Gianmarco, ha iniziato il Rosso con me, tanti streamer, Grimbaud è ritornato, stanno iniziando molti altri streamer, ragazzi, cioè, non è difficile da capire però, Quindi è vero che c'è un ritorno, però ti posso dire una cosa, ma... Sì, ma solo perché stanno vedendo che va bene, ma va bene... Ma non perché va bene a te, perché va bene in generale nel mondo. No, ragazzi, in generale cosa? Oltre a Kertus, che fa 1000-2000 spettatori, quali sono gli altri streamer che stanno spaccando il mondo di GTRP, ragazzi? In Italia o nel mondo? In Italia! No, il mondo il problema non deve considerare che parli in Italia. Aspetta un attimo, ma tu sai benissimo che... Noi non viviamo di NoPixel... Allora, ascolta un attimo, tu capisci che se la tendenza è globale, ovviamente si riflette anche in Italia, non c'era bisogno di un genere. E tra l'altro, piccolo spunto, quando io citavo la collaborazione ufficiale tra la Rockstar e Twitch per rilanciare GTA RP, e ci hanno speso un sacco di soldi, batti a vedere le cifre. Mi sentite? Sì, sì, sì. Da una radio... Pessima qualità audio. Pessima qualità audio. Sono da telefono, mi sto vestendo, sono nudo, devo andare a giocare al Lupus. Posso pensare a queste cazzate. Mamma mia. Vabbè, comunque è bella, Kings, che dite? Tutto bene, dai. Cioè, tutto bene. Marra, oggi abbiamo un dialogo, perché dalla chat era un po' complicato, però vabbè. Che dice il King, Manu? Ah, io dico quello che dico sempre anche a te. Cioè che prendete troppo alla lettera, per farvi ovviamente le vostre tesi, le parole che usiamo io, che usiamo un po' anche Gianmarco molto spesso. Qual è la mia tesi che vuoi contestare, boss? Ah, mi si stava contestando questa frase che ho detto, Mr. Marra mi ha dato del bottato, quando era palesemente una cosa detta in chiave ironica per dire che avevi fatto quel tweet su RP e parlavi anche... di quello, anche perché c'ero io. Però lei è ironica, la tua tesi, no? L'hai detto fino adesso. In che senso è ironica la mia tesi? No, non è ironica, è la tua tesi, no? E io ti ho accusato perché adesso stai al top, giusto? No, non lo... ma quando l'ho detto? No, aspetta, scusa, faccio un attimo da moderatore. Tu cazzo l'ho detto? Hai detto tipo... Posso fare da moderatore, ragazzi? No, ma io ricordo molto bene le cose che dico e che vengono dette. Come mai proprio adesso ve ne siete usciti con questa cosa? Ma proprio adesso non intendo perché sto facendo i numeri e sono al top. Come no? E per quale motivo? No, proprio adesso perché ovviamente va bene a me e quindi guarda caso. È un complotto,
bisogna giustificare questa cosa, perché è inaccettabile. È quello che ho appena detto io, amore mio. Ho detto è molto diverso. Io ho detto mi rompete il cazzo perché sto al top. Rompete il cazzo RP perché ora lo sto facendo in maniera tale che vada bene. Ecco. Ok, visto che questa cosa non è molto chiara, no, io adesso esco veramente, raga, perché sto proprio all'ultimo, mi sto a vestire, però seriamente dico, questa cosa non è chiara, non è stata chiara neanche se Palli ci ha provato 40 volte a spiegartelo. Il processo, amore mio, anche se sei costantemente ego riferito, è l'opposto. Detto da te è veramente molto brutto. Il maestro dell'elogio no, è maggior ragione che lo posso dire. È proprio perché sono il boss che ma che appunto, guarda, io non essendo molto ego riferito, ad essere sincero, non vedo... No, ragazzi. Dopo Maurizio Merluzzo... Lo volete vedere voi, ma... Maurizio Ciccio Gamer sei in top 3, amico mio. Allora, io il primo passo è la consapevolezza, comunque. Vabbè, al di là di queste cazzate... Boh, ragazzi, cioè, non so, cioè, boh, si vede proprio che non mi conoscete, non guardate mano, 10 minuti di live. Conosco forse alcuni aspetti di te più di te stesso, perché è difficile ammettere. Ecco, io questo è la megalomane devo riferire. No. Se vuoi il marra megalomane, ci piace. Questo è il megalomane, io non ho l'arroganza di dirti una roba del genere, tu ti prendi questa... È difficile ammettere a se stessi dei difetti ed essendo passato in molti meccanismi di conoscermi da delle clip tu no, Marra, te lo giuro. Che sono Manu, non voglio farti la lettura psicologica, ma ci sono degli aspetti non evidenti, Marra, non hai né le capacità né gli attestati per farlo, capisci? Ho detto non ascolta quando la gente parla, ho detto non voglio, lo so, ma visto però che è quello che sono... stai facendo. No, non lo sto facendo, sto dicendo che hai dei comportamenti che evidenziano un problema legato ai numeri, legato alla percezione di te stesso, a quello che dicono gli altri. Oh, guarda, cioè, ti giuro, faccio sempre se vuoi rispondo nel merito, se vuoi rispondo nel merito, il processo è inverso. Iniziato il processo è inverso. Il processo è inverso. Sì, io ho fatto quel post e sto lavorando, spoiler, ad un nuovo gate sempre in chiave embedding e bot. Mm-hmm. E già questa cosa era stata trattata da me anni fa, quando nemmeno esistevi tu. Quindi, Anni. Quindi è una cosa che noi abbiamo sempre rilevato all'interno dell'ambiente, non solo in realtà GTA, ma anche Casinò. Non lo so. No, nel senso che io poi se vuoi ti rispondo, però ci deve essere dall'altra parte, è per questo che non mi è interessato molto confrontarmi con te, anche se te l'ho chiesto poi in privato, perché si vede che non hai interesse ad ascoltare quello che ti dico. No, comunque... non hai interesse ad ascoltare discorsi che non hanno una fondamenta, cioè tu stai parlando di cose che non hanno né capo né coda, Marra. Cioè, è così. Che il fatto che tu parta così significa che non hai intenzione di ascoltare, perché stavo parlando di una cosa che non riguardava te. Però se tu parli senza sapere le mie intenzioni, allora vuol dire che stai parlando del nulla. Non sto parlando delle tue intenzioni, perché su quei tweet non c'è una cappella le tue intenzioni. Io infatti ti sto dicendo un'altra cosa, che tu l'hai presa come adesso qualcuno deve giustificare i miei numeri, perché io ti sto dicendo che al contrario, ci ha provato pure Palle a spiegartelo. Che cosa è successo? Esattamente come il discorso del casinò e tanti altri meta che si sono creati nel corso della storia di Twitch Italia. C'è un qualcosa che torna in auge, o va in auge anche Fortnite, pensa te che Ciccio Gamer era morto, è tornato, no? Quindi ci succede nella vita, anche a noi, succede a tutti. C'è un momento in cui una cosa esplode, ok? Per varie motivazioni. GTA, per le motivazioni che già hanno detto, è tornato in auge, tanti streamer sono tornati, e ovviamente questo è il momento migliore per i server, e anche per alcuni network, ma ne parleremo poi approfonditamente, è il momento migliore per dare la dopatina, che in momenti di magra non si può fare. Per questo ti sto dicendo che risulta troppo evidente. Ma certo, perché se tu botti un tizio che c'ha 20 spettatori come c'è Duzzo, per dire, e poi vai a vedere viewer e c'ha 15% di persone reali in chat, te ne accorgi. E però, per dire, lui se ne fosse, sì, ma la cosa che è un grande sfugge è una. Tutti gli streamer che stanno facendo ora RP con me, stanno vivendo ovviamente, giustamente, sono anche felice di questo, di un riflesso ovviamente di come va a me, no? Perché poi la mia storia si collega a loro e nella loro live continua, e quindi, capito, c'entrano con me, quindi certo. Non stanno i canali di GTA prendendo un boost grazie al momento di forte, nel senso non sta andando bene GTA come categoria, sto andando bene io e quelli che mi girano intorno. È così, allora, ragazzi. Guarda,
e questo è un altro punto fondamentale che in effetti hai detto pure prima. È la, guarda, la stessa identica cosa. Io ti faccio l'esempio del casino così non ti senti preso in causa. Esatto, allora, il casino, ti ricordi allora, quante andavano bene? Come ho detto prima, arriva un meta, ok? Che può essere casino, può essere quello. Nel caso dei casino, per esempio, scusate il gioco di parole, erano le piattaforme, no? Che quindi embeddavano le persone per far il solito effetto gregge, quindi ah, questo streamer è visto, gioca a casino, anche io voglio giocare a casino e pago, e per portare altri streamer, perché la collaborazione diventa in quel caso proficua per entrambi. Con GTA la stessa cosa, quindi che succede? Tu hai delle teste, ok, delle punte di diamante che sorreggono il meta, e ne bastano 3-4, insomma quelli più grossi, perché Twitch funziona così a classifica. Tu hai queste bombone, per varie motivazioni in un determinato contesto storico uno ha più senso di un altro in termini di boost, in questo momento storico ha senso che tu sia così, in un altro poteva essere persona X su casino, tu altro metagame, Rust pure, tante altre cose che ho visto, delle porcate gigantesche, eSport Gaming, fanno delle boiate... Ah, anche gli scacchi, anche gli scacchi, sì, ma pure c'è Spunto.com, certo, sì. Fanno ragazzi... aziende... Questa è solitamente, questa roba non riguarda gli streamer direttamente, riguardano le aziende e un mercato molto più grosso. Quindi concludo, nel caso di GTA è successa la stessa identica cosa. E come dici tu, perché non tutti, certo perché non investi su tutti, quello piccolino che viene lì nella speranza di diventare il manuxo di turno o di beccare il manuxo in RP, non viene foraggiato. Perché altrimenti poi non ha senso se tu paghi, tu paghi. Esatto. Se tu spendi tutti questi soldi per embeddare ogni stronzo che giocava a casino, non è più rientro. Tu devi sperare che lo streamer attirato, quello che ho scritto io, se leggeste e capiste i testi, tu e il tuo amichetto Gianmarcone, attirato dalla luce, dal lucernario, lo streamer piccolino dice voglio essere blu, voglio essere manuxo, fa questo, lo faccio io. Ma di solito quelli sono gli scammati. Ok, è certo che non so tutti qua, non è che se un tizio da 3 spettatori, come ti ha spiegato prima White Alpha, fa GTRP, diventa grosso in una settimana. Questo è il mio punto di vista, nel momento in cui vorrei sì, approfondire, bene, se vuoi, anche con cose più gravi, privato, io ci sono. Sì, Marra, io ti giuro però che queste cose, quando le dite, dovrebbero essere un minimo, comprovate anche da, appunto, come diceva Palle, delle curve, dei grafici. Adesso te le facciamo vedere. Ok, ragazzi, però non vi affidate. Ok, però voi vi affidate a Twitch Tracker, ragazzi. No, Manu, senti, allora, se dobbiamo parlare di statistiche, di matematica... Aspetta, su questo, aspetta, voglio dirti una cosa. Tu hai ragione. No, questi siti in generale hanno dei dati sballati. Sono completamente cioè se tu guardi la mia dashboard, aspetta, non c'entrano un cazzo i dati di ma la tua dashboard non c'entra nulla, te l'ho già spiegato prima in privato. Scusa un attimo, la questione è che questa roba qui non è falsata in dashboard, tu in dashboard la vedi reale, ok? Mm-hmm. Perché succede prima, ripeto, il problema non è che non ci siano degli spettatori X, è che quegli spettatori X magari sono un centro di computer a Calcutta. Sì, certo, ma questo l'ho capito. Esatto, se possiamo vedere, puoi prendere che era 17 dicembre, quello... Ah, comunque dico una cosa, raga, scusate che esco, dico solo un'altra cosa, guardate anche quanto è cresciuto Rubino rispetto agli altri numeri, non solo in questa, e lo dico perché è un mio amico, quindi lo posso dire, sì, certo. e non vale la robetta dell'amicizia. Comunque, raga, un abbraccio. Ciao, vi voglio bene a tutti. Non fate l'amore perché porta l'AIDS. Fate la guerra. Ciao. Grazie, maestro. Ciao, buona live. Ciao. Buona live. Buona live. Gioca al Lupus. Quell'altro. Cazzo, dice buona live. La questione. Guarda, quello che ti sto per far vedere. 17 dicembre era giusto? Sì, però io ti posso. Tu mi potresti dire, io già te lo dico qui. Sì. Tu dici, ah no, è la prova. Che in quel momento, nel momento in cui switcho su GTA RP, mi cala il numero. Però in realtà non funziona così, te l'ho spiegato un po' prima, se vuoi te lo rispiego. Però vediamo, questa curva è la più eclatante, ce ne sono altre dopo. Io me la ricordo, non era 17 dicembre, sai? Vabbè, la prima, il titolo è tipo prima live. Allora ragazzi, io vi voglio dire che nel mio caso, del mio canale, è un po' sbroccata la situazione, perché ti spiego un po' le cose. Allora, il mio canale
subisce dei boost in base ovviamente alle circostanze della, della serata e del caso. Nel senso che se una sera mi va a virare la clip su TikTok, la, quella sera c'ho tanta più gente, ma lo, succede pure prima, eh. E se invece una sera, tipo non stream a Gianmarco per dirti, molti dei suoi inevitabilmente vengono a guardare me e quella curva schizza ovviamente. Lo, lo abbiamo detto prima, però il problema non è la curva che schizza, è quello che succede dopo. E ora te lo faccio vedere. Sì, sì, ce l'hai, guai? Allora, il 17 dicembre però non è quella che dici tu, secondo me. Boh, vedi un po'. Aspetta, forse era questa. Sì, sì, sì. Non il re dei threads, questa qui era. Ok, ok. Dovrei avercela. Sì, il re dei threads, sì. Che poi non so se era quella proprio la prima. Mi sa che la prima era proprio... titolo. Aspetta, leggiamo il titolo, poi ci confermi, perché non l'ho vista, quindi non ti saprei dire. Cioè, la prima io credo che sia RP con Blur, ragazzi. Mi sa che la prima volta l'ho voluto fare con lui che mi guidava in cuffia, perché appunto a me cringiava molto. Vabbè, allora, se streama wide, adesso vediamo il titolo. Stream. Un attimo solo, eh? Eccola qua. Allora, questa è quella del 17. Ok. Titolo? Non il re dei threads, prova GTA RP, immagino. Sì. Quindi forse mi sono fatto ingannare da prova, non... Sì, sì, no, allora ti spiego cosa ho fatto. Allora, ho fatto la mia solita, in quella cosa, la mia solita un'ora e venti, un'ora e mezza di chiacchiera. Sì, sì. Poi verso le, ovviamente, che cazzo erano, 9:30, boh, cioè il picco ovviamente di spettatori, penso, perché stavo provando appunto per la prima volta RP. Mi è successa una cosa dove un altro streamer di RP, che tra l'altro mi sa che è uno dei più seguiti, mi aveva rapito in game, e quindi si stava creando la cosa dove ci eravamo connessi io e lui. E poi ovviamente, siccome dovevo andare a fare, non mi ricordo cosa, il live da Gianmarco e gli altri, ho dovuto staccare il gioco dopo nemmeno un'ora, tipo, ho fatto da un'ora e venti a un'ora e cinquanta. Io non vedo il cursore, se sì, me la vado a cercare. Potrei aver fatto tipo dalle, ecco, 21:10 e poi il calo è... Quindi saranno stati 3-4 minuti quasi, da 4K a 2K. Perché diciamo, ovviamente il mio pubblico schifava RP, ovviamente, perché non... ma invece, è quello che ti voglio dire... Questo sarebbe il modo più semplice se poi nei giorni successivi, ma immediatamente successivi in realtà, questi denti di sega sono molto più rari. Questa dinamica, questo è ovviamente, non ho l'assoluta certezza perché non la posso avere, però ti dico, è quello che si vede, una costante crescita con pochi plateau. I plateau sono i punti dove è sempre uguale, no? Sì. Quindi c'è un'impennata crescente prima di una, di un certo contenuto, perché in quel momento stanno facendo un'iniezione. Ovviamente l'iniezione non te la fanno subito, mentre fai, cioè, mentre lo fai, lo fanno un po' prima, così è meno sus. Cosa succede però con i viewer bot? Tu puoi sapere anche quanto esattamente prima? Sì, sì, qua sono intervalli di 10 minuti su Twitch Tucker. Okay, quindi per se un canale... io l'altro giorno ho fatto 2 ore di chiacchiere, reaction, prima di andare su RP, cioè pure in quelle 2 ore poteva essere possibile che io fossi bottato, anche se non avevo minimamente toccato... Di solito sì, cioè dipende, dipende, diciamo, molto chiaramente. Se chi ti hosta sa che tu streamerai dall'ora X all'ora Y... Ovviamente si muove, è un po' come, io non so se ti hai mai seguito tutta la dinamica delle finte sub, eccetera, eccetera, che sì, sì, più o meno, sì, un anno fa. Anche lì, io personalmente, oltre a informarmi, avevo contattato chi offriva questi servizi, e, esplorando alla grande tutte le possibilità, e quindi mi ponevo nella condizione dello streamer che dice... però aspetta, queste sub non fatemene tutte insieme, se no è sospetto. Mm-hmm. Allora mi dicevano, sì, ma da che ora streami di solito? Ah, da quest'ora? Vabbè, allora te le facciamo tipo durante la notte. Se streami di giorno te le facciamo la notte, se streami di notte te le facciamo il giorno. In questo caso è un accordo con lo streamer.